Signori miei, benvenuti su questo nuovo episodio di Days Gone. Praticamente in vostra assenza, che cosa ho fatto? Ho liberato del tutto tutta questa zona tra tutte le iscrizioni storiche, accampamenti e campi della Nero. Li ho presi tutti, come vedete, di notte. Ci siamo potenziati molto la concentrazione e poi che cazzo abbiamo concentrato ha un po' il vigore e di uno la salute. Infatti, come potete vedere, se qua me lo fa vedere con un po' di culo, esatto, vedi, abbiamo 125 di salute e non 100, solo un potenziamento giusto per avere quel tocco in più di vita, magari ci fa anche comodo. Adesso ci stiamo dirigendo praticamente verso questo accampamento. Liberiamo l'accampamento e poi possiamo dirigerci perfettamente verso la missione principale, che praticamente andiamo dove ci aveva consigliato Schizzo, no? Il faccia di cazzo, no? Che conosciamo benissimo. Tutte ste minchie, esatto. Ok, dopo 46 secoli per uscire da quel cazzo di villaggio. Comunque, ragazzi, siamo totalmente in una zona innevata, guardate. Poi che guarda che tocchi di realismo. Il personaggio che è tutto pieno di neve. C'è cioè la strada, gli pneumatici della moto sul terreno. Cioè, bah. Cioè, raga, ci sono giochi nuovi che questi dettagli non ce li hanno. Va bene, ci stiamo avvicinando. Mamma mia, che poi anche l'aderenza cambia. Ah, un'altra cosa che ho fatto è che mi sono tolto la balestra perché onestamente è un pochino inutile, tranne per il fatto che i suoi proiettili te li puoi craftare, ed è forse l'unica cosa a vantaggio. Però ci mira troppo, ogni volta voglio fare le cose furtive, finisce sempre che la prima freccia non fa un cazzo e poi devo passare alle armi, quindi tanto vale usare le armi. L'ho vista un po' così, diciamo. Porca puttana. Oddio, mamma mia, ma alla fine capisci tu zombie, minchia diventa proprio lazzo, raga, con palettone. Continuiamo il nostro percorso verso la zona. Vediamo, dai, cazzo, porca puttana. La cosa bella degli avamposti è che oltre a sbloccarci i campi della Nero, progetti e cose varie, possiamo recuperare gran bel numero di munizioni o cose così. Guarda questo cecchino com'è. L'abbiamo preso completamente alle spalle. Allora, ci sono 13 uomini, ne mancano 11. Direi di. Anzi, con stabilità santa, guarda che bello che li marchiamo, sappiamo che ce ne sono due. Attenzione, mamma mia, raga, ma che furtività tattica, raga, ma cosa siamo diventati? Siamo full di tutte queste robe. Eccole, guarda le munizioni, come ci riempiamo a tutti. Evitiamo che ci sgami. Perfetto. Ok, ragazzi, rimangono le quattro persone qua. Io ho praticamente come diversivo questo attrattore esplosivo. Con un po' di culo. Con un po' di culo lo lancio lì ed esploderanno. Attenzione. Fatto l'altro. Se quello lì lo prendevamo eravamo dei fenomeni. Vabbè. Vabbè, fin quando è uno io non la considero. Non lo considero un fallimento. Fatti tutti, raga, Saranno più mamma mia. sicure. Non molto, ma è già qualcosa. Perfetto, ogni Allora, accampamento quando si libera, trovaci dato che anche questo un qui è il primo bunker che faccio in sotterraneo, un video, dici? esatto. Ogni accampamento liberato c'è sempre un bunker. Nel bunker, una volta aperto il bunker e trovata la mappa, praticamente abbiamo in quel momento completato del tutto l'accampamento. Il problema in questo caso è che, essendo il bunker di solito una botola bianca, nella neve sarà impossibile Riuscito. trovarlo, stavo dicendo. E Questa poi ci sblocca sconti un progetto, non sono avrà curioso di bisogno di vederlo. punti, ottimo. Ok, accampamento nascosto di Burley Lake. Campo ha guadagnato 350 di fiducia, 43% agli accampamenti, cacciatore di accampamenti, crea progetto sbloccato. Mazza di qualità. Attenzione. Non so dire più. Sicuramente avrà meno danni, secondo me, ma più resistenza. Ok, con un po' di culo dovremmo vedere molto meglio.
perché c'era tipo una bufera di neve quando abbiamo liberato l'avamposto, è molto meglio. Guarda com'è proprio, si è tolta del tutto la neve. Ci ha indicato, dovrebbe essere in teoria un campo di ripugnanti, però a noi ci serve comunque andarci per raccogliere delle medicine, provare a salvare Boozer. Anche se vi dico la verità, raga, io ho i sospetti che sto gioco ti faccia credere in delle cose, ma fondamentalmente non puoi sapere cosa hai intenzione di fare realmente. Dico questo perché, andando avanti, io sono ancora con la speranza che Sara sia viva, no, nostra moglie. Però allo stesso tempo stiamo vivendo più i ricordi e ho la paura che questa missione ricordo sia semplicemente appunto vivere tutti i ricordi con Sara, giusto per conoscere meglio il personaggio che era, ma non è detto che sia viva. D'altra parte, c'ho un piccolo dubbio. Se vi ricordate, nell'episodio dove si vedono i ricordi, Sara afferma di comunque lavorare su un'ingegneria chimica, no? Con queste piante. Quindi qualcosa mi dice che comunque Sara, magari non in prima persona, ma sia coinvolta con l'epidemia che si è scatenata. E il cecchino, figlio di una grande puttana! Lo Merda, sapevo che sua proprio. madre faceva tanti di quelle pompe all'Eurospin. Porco. Cioè, guarda dove cazzo compariamo, raga. Voi ci pensate che cazzo significa veramente non salvare? Allora, stavamo dicendo, cioè, in teoria, penso anche che in qualche modo quello che faceva Sara, perché vi ricordate quando il personaggio gli ha detto facevate anche armi biologiche, queste cose qua, e lei diceva tipo non io comunque, quindi, cioè, è severamente vietato, diciamo, fare queste cose per uso militare, però diciamo che secondo me sta cosa ti dà un po' una scintilla di pensiero. Per iniziare a pensare che magari quello che faceva Sara, comunque l'azienda per cui lavorava, c'entra qualcosa con l'epidemia. Il che sorgono altri dubbi, perché magari Sara è viva e proprio per le sue conoscenze potrebbe addirittura lavorare per la Nero. Cioè, raga, questa cosa sarebbe una cosa assurda Interessante. da credere, però potrebbe essere, raga, in effetti. Chi dice che un elemento come Sara, con le sue conoscenze delle piante per una cura, per un eventuali studi, non potevano servire su questa faccenda dell'epidemia? Schizzo, qui St. John, sono al confine. Vedi qualcuno dei miei lì? No, Schizzo, non c'è nessuno. Ascolta, quanto tempo ho ancora? Tempo? E per cosa? Io so solo che sto giocando a carte con alcuni dei miei ragazzi. Due di loro dovrebbero essere di guardia adesso, ma io chiuderò un occhio e A vedrò le carte briscola, giocare a virurita tutta na chi. la notte. Quindi fino a mattina. Ricevuto. Chiudo. Bene, dobbiamo proseguire. Guida fino all'aereo precipitato. Attenzione, quindi un aereo della Croce Rossa, presumo, dicevano, della Croce Rossa. E quindi se è della Croce Rossa con l'aereo, significa che è stracarico di medicine, antibiotici e figli di puttana. Troppo Smarriti! Gli smarriti arrivano! hai Predoni! smarrito. Ciao. Penso sia morto. Ma di che stai parlando? Raga? Ma di che cazzo? Non è morto, occhio, non è morto. Ora è morto. Ok, raccogliamo un bel po' di roba. Oh, bottiglie di birra, queste c'è. Poi volevo tirarci non la bomba ma la molotov perché pensavo. Adesso vediamo se posso vederlo il cadavere di quello. Perché mi sembrava che avesse una tanica di benzina dietro. Ah no, erano tipo stendardi, come tipo un comandante, cioè. Chi li capisce mai? Queste sono pazze. C'ho pure una granata, che bello. Non vedo l'ora, magari si possono creare delle granate artificiali più avanti. Ma.
Cioè, io veramente, io non lo capisco, c'è stato questo gioco. Minchia, se non ci muore. Va bene. Questo è corazzatissimo. Ecco, vediamo cosa ha dietro. Ma non lo so, sarà... Porca Niente, puttana! Mario. Le munizioni qui, raga, cioè quest'arma qui la possiamo comprare con la fiducia al 3 all'accampamento di Hotspring. Questa mitragliatrice, però trovarla così gratuita, tanto il cecchino l'abbiamo comprato alla fine, quindi possiamo rimetterlo quando vogliamo. Ecco, adesso che ho cambiato il cecchino, guardate i due cecchini lì, quanto comodo ci faceva. Dove cazzo? Mamma mia, ma questi qui sono corazzatissimi, raga. Restano poche munizioni. In questi momenti ti viene di pensare che cazzo faccio. Porca puttana. Ha Sistemato. sistemato un paio di cazzi, ma questi sono corazzatissimi, raga. Cioè, in 2 secondi, raga, su Warzone ci mettono 3 ore a caricare queste armi. Filmatino tattico. Mamma mia. Cos'è? Ma cos'è? E perché è Hulk furioso? Ma di che stai parlando? Come cazzo lo faccio? Moriamo, raga, io ve lo dico. Eh sì, ma gli ho levato un cazzo. Sì, raga, ma non si fa un cazzo, ma di che stai parlando? Oddio. Cosa devo fare? Cosa posso fare? No, 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 ora no, 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 no. Aspetta, mi sa che abbiamo trovato il mago della vita, mamma mia. Perché non balla? Forza, entra. Raga, glieli ho sparati tutti in testa. Più di questo non posso fare. Pari raga, meno male che avevo trovato il trucchetto. Non posso fare nient'altro. Poi che ci sta un attimo a fare il giro della pedra, raga, appena arriva qua di nuovo. Sì, più lento, non c'è fretta, non ti preoccupare, solo Hulk dietro, vai tranquillo. Raga, ma se sti cose li incontri in giro, come Andiamo. cazzo devo farle? No? Cioè, non è che ho sempre una pietra che mi salva il culo così. Sono morte. E questo qui mi prende e mi one shot, non lo sento. Non fare così. Fermo, fermo. Mi creo. Sono morto. Veloce. Madonna mia, raga. Già si ho l'ansia. Sono morto, raga. Ho sbagliato. Mamma mia! Ho finito i colpi, ho finito i colpi. Cazzo faccio? Oddio, ho trovato un mare di colpi di sta mitragliatrice. Mamma mia, raga, l'ansia! Cristo santo! Oh! Quel bastardo non voleva mollare. Mamma mia, raga, ma che cazzo è? Antibiotici. Devo trovare degli antibiotici. Potrebbe servirmi.
Ma che cazzo stai dicendo? Ma vai a fare in culo, mi sono cagato, raga, mi sono cagato vedendo questo coso, ho creato tutto. Ok, raga, praticamente ci siamo fullati di munizioni, cioè le abbiamo finite, ma ci siamo anche fullati totale. Un'altra cosa che sto vedendo è che queste casse, io ho sempre pensato che erano casse. Ma buongiorno, bimbi sudati. Ho sempre pensato che erano casse mediche, invece. Ecco, non lo so, perché ho visto che mi avvicinandomi per vedere cos'era, ho visto che c'è immagine incendiaria, quindi presumo sia esplosivo. Va bene. E in teoria dovrebbero essere qua gli antibiotici. Eccoli qua. Sì, Adesso con questi dovremmo ritornare alla moto, ma dubito che sia così semplice a farlo. Perché abbiamo una cassa, siamo indifesi, quindi il gioco ci manderà un altro Godzilla. Comunque quei cosi non lo so come cazzo dobbiamo farle se le incontriamo per strada, senza benzina, se siamo morti. prima rimettiamo Buser in sesto, prima ce ne andiamo. Cioè, qua diciamo che Parliamo con c'era Jason. la situazione per farlo. Il passaggio per non farti prendere, le munizioni, l'arma che. Cioè, ragazzi, se non avevamo la mitragliatrice leggera, allora immaginiamo che non l'avremmo presa, raga, avremmo il check-in. Cioè, raga, assurdo. Saremmo morti. Ma vai a fare il culo! Dimmi tutto. Sapere che sono qui. Sì, Ricky, sono Dick. C'è un'interferenza, ti sento male. Dick, dove sei? Io ho bisogno di... Aspetta! È Deacon! Dietro di lui! Tu e tu, seguite la strada, non devono tornare. Ora! Resta, sì. E che cosa ne resta? Ho sentito sparare. Che succede? Ti hanno aggredito i ripugnanti, ma ho sistemato tutto. Sistemato tutto? Cosa? Che mi aspettavo? Aspettavi cosa? Senti, Ricky, chi è il capo della sicurezza? Sai, me lo chiedo anch'io ogni santo giorno. Qui ho finito. Bene. Che fai da queste parti? Perché? Che cosa faccio, Dick? Eddie mi ha chiesto di chiamarti. Ehi, aspetta, no, Boozer sta bene. Non lo so, dobbiamo andare. Che è successo, Andiamo a Boozer? vedere. Non lo so, ma Eddie mi ha chiesto di cercarti. Ho chiesto in giro e ho scoperto che eri qui con Schizzo. Ora capisco perché. Non so di che parli, davvero. Mamma Sito mia, raga. dell'espianto. Voglio dire cazzate! Sono stato lì! Qualcuno ha saccheggiato metà del carico e tutte le tracce portano a sud. Ho passato mesi a trattare con i ripugnanti e ti garantisco che fidarsi di loro è una follia! Mi sembra di sentire Schizzo. Ti ha messo in mezzo, vero? È stato lui a dirti del sito. Sì, certo! Ora sono diventato il galoppino di Schizzo! No? E allora come l'hai scoperto? Da un randagio al campo di Copland! Non è un segreto, l'hai detto anche tu! Giusto. Comunque Schizzo cerca da mesi di scatenare una guerra con i ripugnanti. Può per lui che sei venuto a dargli una mano. Minchia, raga, io riguardo Posso chiederti una Boozer. cosa? No, non puoi Posso chiederla chiederti perché sto parlando. l'ultima volta che ti ho visto, lo scorso autunno, hai mandato al diavolo Iron Mike perché non voleva pagare per i tuoi superstiti. Non è andata esattamente così. Invece sì, me lo ricordo bene. Mike ha detto che gli sembrava un traffico di schiavi. Ok, senti, non abbiamo mai obbligato nessuno a venire. E Tucker? Vale anche per lei? Non lo so. Quando incontri un sopravvissuto che soffre la fame nell'incubo, non dorme da giorni e si trascina senza la forza di scappare da uomini come te, non pensi che forse non abbia altra scelta? Eppure alla fine lo porti a Hot Springs e ti metti in tasca qualche credito. C'è sempre un'alternativa, Deacon. Credi sia semplice per noi accogliere chi non può lavorare e dare il suo contributo? Ma per fortuna tua e nostra, Iron Mike non è come te. Questo fa riflettere, raga, in effetti. Comunque spero che Boozer sia vivo, raga, perché ho questo dubbio che chissà William, che non ce la fa. se riesci a sentirmi, devi fermarti subito. Eddie, che succede? Boozer?
Ehi, no. Tienilo fermo. Che diavolo fai? Ascolta, che stai facendo? Ascolta, dobbiamo farlo. Non c'è tempo da perdere. Ma fare cosa? No! Non provare! Oh. Non tagliarlo! No, no! No, non puoi! Assolutamente non puoi fargli questo! Stammi a sentire! Gli antibiotici gli salveranno la vita, ma per il braccio non c'è assolutamente nulla da fare. Quindi ascoltami, ho bisogno che tu mi dia una mano. Oppure puoi restare a guardare il tuo amico morire. Oddio, lo stiamo perdendo! Lontana! Dicami. D'accordo. D'accordo, va bene. Ehi, amico. Ehi, bello. Coraggio, adesso tu cerca di stare tienilo, con me. Tienilo giù. Ok? Tienilo. Dick. Ok. Tienilo ancora. Ok. Yeah! Yeah! Mio Dio, merda, lo stiamo perdendo. No, perde troppo sangue, devi fermarti, perde troppo sangue. Mi serve la garza. Busa, dai, non resisti. Tienilo. Andrà tutto, dove devo tenerlo? Basta che tu lo tenga fermo, non agitarti e tienilo fermo, dico. Cazzo, raga, mamma mia. Oh. Ehi, te la sei cavata bene. Ai tempi del liceo ho pensato, devo fare l'ingegnere meccanico o forse il chirurgo. Avrei dovuto fare il medico. Oh. E tu? Ehi, ok. Oggi hai salvato la vita al tuo amico. Dubito che lui la veda così. Beh, alla fine lo capirà. Devo andare ad attaccargli la flebo. Non so da dove arrivi questa roba e non voglio neanche saperlo. Ma salverà parecchie vite, dico con St. John. Moltissime vite. Vado ad aiutare Eddie. Mike. Cerca di stare calmo, ok? Deacon! Esci fuori! Cioè, ma si cazza, pure. So cosa hai fatto! Non potevo lasciarlo morire. Mike, lascia perdere, è andata. Questo lo so, dannazione. Boozer ce la farà? Non lo so. Ma i ripugnanti ti hanno visto e ti hanno seguito. Quando Carlos verrà a saperlo, si scatenerà un cazzo d'inferno. Carlos può andare a farsi fottere! Tu stai giocando con le vite degli altri! Spero tu te ne renda conto. Fare il culo, guarda come ci ha mandato a fare il culo così. Hai fatto la cosa giusta. Mike! Aspetta! Le vite degli altri, missione completata al 100%, 1750 punti fiducia sul campo di Iron Mike, mio fratello, missione completata al 88%. Attenzione. Abbiamo altre missioni, vediamo di cosa si tratta. La prima, cioè una, che altre? Il ricordo rintraccia la squadra della ricerca della Nero. Potremmo ancora sapere qualcosa. Vi dirò. Io lo faccio in questo episodio, Ma prima mettiamoci un punto verità sulle armi a distanza. Io me la rimetto, così quando riprenderò la palestra. Grazie, attenziamo la palestra. Va bene, abbiamo messo il potenziamento, io direi di partire. Partiamo verso questo lungo viaggio. Se mi sono infossato? O'Brien, ho raggiunto un radiofaro. Dimmi quale. Come quale? Questa radio della Nero ha il GPS, no? Sì, ma certo, sì. Ok, è quello di Hollally Falls. Ottimo. Occhi aperti, arriverà una squadra operativa. O'Brien, chiudo. O'Brien? Porca troia. Attenzione, quindi sta arrivando un altro elicottero, eccolo. Rispondi. I tuoi amici sono qui. O'Brien? Te l'ho detto, non sono miei amici.
sì, lo so. Che vuoi che faccia? Devo piazzare uno dei vostri dispositivi? Allestito un... No, questa volta no. Li sto già tracciando. Segui la ricercatrice. È lì per studiare un soggetto infetto. Un furioso rilevato in una grotta della zona. Grotta? Dovrei seguire una squadra di soldati della Nero armati in una caverna. Resta vicino a quella donna. Fin quando sei a portata posso intercettare i suoi dati. O'Brien? Sto ancora cercando notizie, non fare domande. Allora perché continuo a parlare con te? Passo e chiudo. Squadra, rapporto. Dobbiamo seguirli, quindi. Ok, ma meno male che abbiamo messo diverse abilità, raga, che ci aiutano, iniziando da quella dei passi. Minchia, ora questi qui. Però ti devi levare dal cazzo, amore mio. Più facile a dirsi. Questa storia degli stati, 1, 2, 3. Ovvero? Insomma, il virus è sempre lo stesso, no? No, la questione è più complessa. Ora lasciami. Ok. Lo so, sono un soldato, ma prima della grande furia ero iscritto a biologia. Qualcosa ne capisco. Ah, sì? Si fidi. Ok, beh, non ne siamo certi, ma le analisi del sangue indicano, lasciano supporre che il virus si diffonda nel sistema linfatico, riproducendosi e attaccando le cellule con esiti catastrofici. Attaccando? Più precisamente, riportando allo stato attivo una serie di proto-oncogeni latenti. Cosa diavolo sta facendo? Guardalo, guarda tutti loro. Ti sembra forse un cancro? Una forma aggressiva? No, è qualcosa di molto peggio. Che intendi? Il virus ha uno scopo, e i furiosi presentano queste caratteristiche perché il virus li vuole così. Ma che dice? Sto dicendo... Dio mio, che sto dicendo? Terrorismo. Qualcuno ha scatenato l'epidemia. Non lo so. Minchia, raga, quello che pensavo io. Quindi, è finito? Sì, ok, direi che è ora di filare. Quello che pensavo io, raga, cioè, si sta... Forse ho ragione, raga, per una volta nella mia vita. Si sta verificando. Ragazzo, vado da qui. Cosa diavolo è stato? E vai a controllare, figlio di una grandissima donna. Ma c'è qualcuno lì? Porca puttana. Non mi hanno visto. Sono la moto. Missione compiuta, cazzo. Un preciso scopo. Qua fa capire questa missione che il virus non è una cosa che è nata, è stata creata. E qua ci colleghiamo al discorso che secondo me in un certo senso l'azienda di Sara è coinvolta. O Sara stessa. Brian, rispondi. Ho raccolto i dati. Appena ricevuto. Grazie, Randaggio. Di cosa parla, Brian? Ha detto qualcosa riguardo a un virus o quello che è agli effetti che produce. Voglio sapere cosa sta succedendo, Brian. Perché sono qui? Cosa sperano di ottenere? O'Brien? Ok. Ti tengo aggiornato. Passo e chiudo. Ok, questa storia comincia a seccarmi. In effetti pure a me. Troppe cose da fare, troppe poche risposte alle domande. Lo penso anch'io. Ragazzuoli, io direi che per questo episodio ci possiamo salutare anche qui. Con St. John. Ci sei? Vabbè. Mi ha dato... Perfetto, vabbè, qualche altra missione secondaria. Ragazzuoli, detto questo, io vi saluto. Noi ci vediamo al prossimo episodio con Days Gone. Ciao, bene.